sul nostro lavoro per arricchirsi. Questo non è più possibile. Diciamo basta. Questo è solo l'inizio. È solo l'inizio. Continueremo a oltranza fino a che non saremo male. C'è la volontà da parte delle amministrazioni, dei datori di lavoro, di riconoscere il lavoro di tutti quanti, il contratto si può rinnovare, perché tutti quanti percepiscono lo stesso DRG e quindi le risorse economiche ci sono. Abbiamo sentito sempre parlare dalla parte datoriale del salario, degli oneri contrattuali che le regioni devono riconoscere alle amministrazioni private per i rinnovi, gli oneri contrattuali. Questo non è vero, perché all'interno del DRG è già compresa la parte che deve essere dedicata al rinnovo dei contratti, e quindi noi proponiamo che il sindacato appunto si faccia promotore, che alle regioni venga detto che tra le ipotesi di accreditamento delle strutture classificate non ci sia soltanto il rinnovo delle strutture e delle apparecchiature elettroniche e delle apparecchiature diagnostiche, ma anche il rinnovo dei contratti. Chi non rinnova il contratto non deve avere l'accreditamento nei confronti della regione. I lavoratori non devono essere utilizzati per affari privati. Contratto subito. Come dicevo prima, attenzione che sprofondiamo e siamo gente di peso. Ma qui rappresentiamo tutti! Tutti! Gli amici e lavoratori che stanno su quei posti di lavoro! Come diceva Max prima, abbiamo aperto una sfera, le case di riposo, gli hospice, in quei reparti! Non si sta scioperando! La ragione è erogata tramite voi lavoratori della sanità privata! E ad erogata grazie ai colleghi che sono qui di una cooperativa Lota del Policlinico Alberto Primo! Il silenzio assoluto dell'assessore e di Zingaretti! Stanno mandando a casa 700 lavoratori! Bloccati da 12 anni e questa regione deve dare regole certe a chi vuole essere accreditato con il servizio sanitario regionale, regole che diano certezza che il DRG, il finanziamento che viene dato alle imprese, serva a dare un salario giusto. Bisogna che la regione dia regole perché ci siano delle piante organiche e dei carichi di lavoro adeguati, che non ci siano doppi, tripli turni, infermieri su quattro piani, devono esserci controlli, e questa la regione lo deve fare subito. E qui non solo stiamo oggi per una questione remunerativa, economica, qui stiamo anche per quei diritti civili, politici, sociali, di formazione, di educazione, di istruzione, di parità, di parità, di parità. Su questo stiamo oggi anche in questa piazza. E non significa che utilizzando queste risorse pubbliche, perché loro non fanno nessun rischio imprenditoriale, perché loro non sono manufatturieri, noi eroghiamo servizi sanitari che appartengono a un diritto fondamentale.